Il recupero degli aggressori nelle violenze di genere, questa è la base del progetto che si ispira ad un libro scritto da un ammiraglio della Marina americano dal titolo Fatti in letto. Il principio è quello di partire dalle piccole cose per arrivare alle grandi. Tutti iniziano quasi sentendosi dentro la trappola della donna, no? Al contrario, vittime di un sistema al femminile. Da qui invece piano piano cominciare a leggere i propri agiti, i propri comportamenti e passare ad azioni sempre più responsabilizzanti e fruttuose, soprattutto nei confronti, diciamo, sia dell'altro sesso, ma in generale della comunità. Riconoscere, ad esempio, la violenza, la propria aggressione e intervenire già nei propri comportamenti è un passo fondamentale. Il progetto è stato presentato in Sala Gialla Comune di Caltanissetta ed è promosso dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta, Enna, in collaborazione con la Casa Circondariale di Enna, la Società Cooperativa Ethnos e il LUEP di Caltanissetta, Enna, di cui è direttore Rossana Provenzano. Aiutare a controllare l'aggressività, fornire sostegno psicologico e sociale, questo il mezzo del Keep Calmer, i fatti in letto. Il nostro intervento è proprio questo, è quello di rendere consapevole l'uomo del danno che va a generare, facendo sì che possa evitare la recidiva. E lo faremo attraverso l'attività proprio della psicoterapeuta di Ethnos, la dottoressa Marika Muscò, la quale avvierà degli incontri sia individuali che di gruppo. Il progetto in collaborazione con la Casa Circondariale di Enna. Siamo partner perché la Casa Circondariale di Enna ha una sezione, un circuito cosiddetto protetti, di detenuti protetti per reati sex offender, quindi a sfondo sessuale o comunque crimini legati alla sfera sessuale. Il nostro intento è quello di capovolgere un po' il ragionamento e di evitare l'isolamento a cui un po' si è coinvolti di fronte a queste situazioni rispetto al trattamento delle persone detenute macchiatisi di questo reato.